erano al quarto posto dopo la prima mancia, al sesto posto, si trovano attualmente dopo essere stati quindi nella seconda mancia. Roy Schimmer Fladel e Cadbridge, vincitori della Coppa del Mondo 86-87, Roy e Herberic, come abbiamo già detto, nel Bobba 2, qui a Calgary, si sono piazzati soltanto al 24° posto. Vediamo che per il momento si trovano al primo posto nella manche, la manche conclusiva e decisiva. Avevano un vantaggio di un posto su Unione Sovietica 1 e vedete che concludono al primo posto 3:48 e 28 il tempo complessivo di Stati Uniti 1, che si portano, infatti vediamo inquadrati gli atleti della DDR 1. Che ricordiamo dovrebbero recuperare uno svantaggio minimo 16 centesimi di secondo a Svizzera 1, ma naturalmente per ora non ci sarà il confronto diretto, in quanto che Svizzera 1 partirà parecchio dopo DDR 1 e soltanto allora avremo l'esatta situazione e molto probabilmente si deciderà della medaglia d'oro. Intanto vedete che DDR1, che a quanto pare sia stata sfavorita dalla tarda partenza nel corso della terza manche, e infatti tutti quelli che sono partiti nei pressi di DDR1 hanno accusato dei tempi notevolmente superiori a quelli dei primi partenti. Intanto vediamo che si trova in terza posizione, ha perduto terreno quindi rispetto a Stati Uniti e Unione Sovietica, che e poi vediamo in prima posizione 3:47 e 58. Vedete Svizzera 1 inquadrato, si tratta dell'equipaggio che conduce la gara dopo essere stato addirittura settimo nella prima manche, terzo dopo la seconda manche, e avere conquistato la prima posizione con una brillantissima prova nella terza manche. Vedete che ha il miglior tempo di spinta per il momento, il miglior tempo di spinta fino a questo punto era di DDR1. Ricordiamo che Svizzera 1 ha su DDR1 un vantaggio di 16 centesimi di secondo, che per il momento non solo conserva ma alimenta, perché vedete che nella manche ha un vantaggio di un centesimo di secondo su DDR1, quindi è vicinissima alla conquista della medaglia d'oro. Ora però ha perduto terreno, vedremo nel finale cosa riusciranno a fare gli atleti di Svizzera 1. E primi, sono primi 57-40 seconda manche e terzi dopo la terza manche, che comunque adesso accusano un ritardo minimo dai primi 33 centesimi di secondo, quindi potrebbero perdere anche la medaglia di bronzo, diciamo, ma potrebbero conquistare sia quella di bronzo, quella d'argento e anche quella d'oro. Per il momento si trovano al quarto posto. Ricordiamo che ora in classifica al primo posto c'è la Svizzera, Svizzera 1, al secondo posto DDR 1, al terzo posto Stati Uniti 1, al quarto posto Unione Sovietica 1, al quinto Austria 1, quindi Austria 2, DDR 2, Svizzera 2, Italia 1. Settimo posto per Unione Sovietica, che pare sia piuttosto vicino, ha conquistato.